Riprendiamo il discorso di Foucault a proposito della teoria neoliberale del capitale umano. Il capitale umano, per gli autori neoliberali che Foucault prende in considerazione, è costituito da elementi ereditari ed elementi acquisiti. Ora Foucault fa notare che gli elementi ereditari in relazione ai progressi della biologia ed in particolare della genetica, che già si intravedevano a quei tempi e che erano oggetto da una parte di interesse e dall'altra di inquietudine, chissà che cosa penserebbe Foucault oggi, a 40 anni di distanza, di fronte a quelle applicazioni che la genetica può realizzare che Foucault già intravedeva 40 anni fa. Dunque Foucault focalizza la sua attenzione sul fatto che i progressi della genetica possano costituire come dire, un campo di applicazione dell'economia. Dell'economia come la intende il neoliberalismo. In che senso? Egli fa un esempio molto semplice, prefigurando quello che secondo lui potrebbe accadere in futuro. Se, ad esempio, io sono in grado di conoscere il mio patrimonio genetico, è possibile immaginare una situazione in cui, sapendo che il mio patrimonio genetico è buono, cioè che è a basso rischio di sviluppare delle malattie invalidanti nel corso della vita, questo mio patrimonio genetico buono può costituire un elemento di valore del capitale umano che io stesso sono. Ricordiamoci che nella prospettiva neoliberale l'individuo è interpretato come capitale umano, cioè come una entità che produce reddito. Allora io potrei pensare, dal momento che l'individuo è l'imprenditore di se stesso, è un'impresa, ma un'impresa è anche una associazione di individui, quale può essere la famiglia, potrei pensare, dicevo, di mettere su famiglia trovando una compagna che abbia un corredo genetico altrettanto buono del mio, se non migliore del mio, allo scopo di avere una prole il cui capitale umano sia elevato, cioè abbia, dal punto di vista economico, un valore più alto rispetto a capitali umani, ad altri individui che non sono forniti di corredi genetici altrettanto buoni. Ora, quand'è che la biologia, i progressi della genetica possono diventare interessanti dal punto di vista dell'economia, possono diventare oggetto di calcolo economico? Nel momento in cui, dice Foucault, i corredi genetici buoni costituiscano una risorsa rara, qualcosa di raro. Abbiamo visto che, secondo l'ottica dei neoliberali americani, l'economia studia, dovrebbe studiare, dovrebbe analizzare il comportamento umano rispetto all'impiego di risorse rare per fini alternativi. Quindi un corredo genetico buono costituisce una risorsa rara e dal momento che costituisce una risorsa rara diventa interessante
per la scienza economica. Diventa cioè interessante nel senso che un individuo fornito di un patrimonio genetico buono può considerare se stesso come un investimento per il futuro, nel senso di trovare appunto una compagna, come dicevamo poco fa, di sposare una donna che abbia un patrimonio genetico altrettanto buono in vista della procreazione dei figli. I figli sarebbero l'investimento. In questa impresa familiare, per esempio, che dovrà avere quindi il miglior patrimonio genetico possibile per poter a sua volta produrre il maggior flusso di redditi possibile, per avere dunque la possibilità di produrre redditi elevati. Ma vediamo come Foucault illustra questo punto con una breve citazione. Stiamo parlando sempre della lezione del 14 marzo, che si trova, come vi ho detto nel video precedente, in questo volume, che è appunto intitolato Nascita della biopolitica. Allora, dice Foucault, a pagina 188-189, a partire dal problema della rarità dei corredi genetici buoni, il meccanismo di produzione degli individui, la produzione dei bambini, può ritrovare e incrociare tutta una serie di problemi di natura economica e sociale. E se vorrete avere un figlio con un capitale umano elevato, inteso semplicemente in termini di elementi innati e di elementi ereditari, vedete bene che sarà necessario effettuare tutto un investimento, il che significa aver lavorato a sufficienza, avere redditi sufficienti, avere uno status sociale che vi consentirà di prendere come congiunto o come coproduttore di questo futuro capitale umano qualcuno il cui capitale sarà a sua volta di una certa rilevanza. Tutte queste cose di cui parlo non sono affatto uno scherzo. Si tratta di una forma di pensiero o di un tipo di problematica attualmente in corso di elaborazione. Ecco, Foucault ci tiene a precisare che qui non si tratta di fantascienza, ma si tratta appunto di un corso di pensiero in via di elaborazione. E a questo proposito è interessante leggere almeno alcuni titoli di testi che Foucault cita in nota, anzi leggiamo direttamente la nota, per renderci conto appunto di come qui non si sta parlando di un romanzo di fantascienza, ma si sta parlando appunto di una elaborazione teorica tuttora in corso. Tuttora significa negli anni 70, ricordiamoci che Foucault tiene il suo corso al Collège de France nel 1979. Allora, se andiamo a leggere la nota 35 a cui si riferisce il brano che abbiamo appena letto, possiamo leggere: su tali questioni si veda la sesta parte del libro di Gary Becker, The Economic Approach in Human Behavior, quindi l'approccio economico al comportamento umano, e questa sesta parte si intitola significativamente Matrimonio, fertilità, famiglia. Poi la nota cita ancora Theodor Schultz, un articolo apparso sul Journal of Political Economy che si intitola New Economic Approach to Fertility, quindi un nuovo approccio economico alla fertilità. Poi viene citato ancora un articolo di Leibovitz, sempre apparso sul Journal of Political Economy, articolo del 74, che si intitola Home Investments in Children, quindi investimenti casalinghi nei bambini, possiamo anche aggiungere nella produzione di bambini.
Infine, da un testo di tali Ribú Hernández Iglesias si rileva come questi autori parlino appunto della scelta tra quantità e qualità dei figli in funzione del capitale umano che vogliono trasmettere loro i genitori. Ecco quindi, non si tratta di pura fantasia, da romanzo di fantascienza, ma come dice Foucault, di un pensiero in via di elaborazione di cui non è affatto, come dire, un'ipotesi peregrina pensare che possa essere applicato in seguito non soltanto da individui privati, ma possa costituire anche, addirittura, come vedremo tra poco, una posta in gioco politica. Cioè, in altre parole, Foucault non esclude che questo tipo di legame che si può istituire tra i progressi della biologia e l'economia possa dare esiti razzisti, ma ritiene che non sia tanto il razzismo, no? Le conseguenze razziste, la cosa più importante, quanto piuttosto il fatto, e questo per lui costituisce il problema politico, diciamo l'esito di carattere politico, la conseguenza politica, il fatto che questo tipo di approccio possa costituire una direttiva, diciamo così, della governamentalità che può proporsi come obiettivo proprio l'utilizzazione della genetica al fine di costituire, di arricchire, di migliorare il capitale umano di una popolazione, diciamo così, lo stock complessivo di capitale umano che, come abbiamo visto nel video precedente, sta alla base per gli economisti neoliberali anche dello sviluppo economico. Bene, con questo vi do appuntamento al prossimo video, nel quale vedremo che cosa Foucault dice a proposito degli elementi acquisiti che, insieme agli elementi ereditari, costituiscono il capitale umano di un individuo o di una intera popolazione.